Questa settimana nei contenuti per abbonati. Il progetto è andare a vedere adesso altri due numeri che sono contenuti nell'io e che rappresentano la parte legata ai desideri del cuore, quindi qualcosa di più profondo che parla della nostra vita interiore, privata, numero dell'anima chiamato, con il totale delle consonanti invece quello che è chiamato numero di impressione o di persona, che è il ponte tra anima e io ed è il ponte tra esterno e interno, un po' un trait d'union tra queste parti. E quindi andiamo a vedere come si fa a calcolare il numero dell'anima e il numero della persona, perché insieme sono quei due che generano il numero dell'io. Vi faccio vedere questa mappa numerologica, che è la mappa numerologica di Alexander Fleming. Andiamo a vedere intanto tecnicamente come si fa, per cui alla A corrisponde 1, poi la successiva vocale è la E e corrisponde 5. Continua nei contenuti per abbonati. Ben ritrovati. Iniziamo un'altra immersione nel mondo dei numeri per focalizzare la nostra attenzione al momento che stiamo attraversando, cioè diventa significativo conoscere quali sono i flussi che sono attivi in un determinato momento, proprio perché abbiamo in questo modo più comprensione di ciò che si sta muovendo esternamente e di quello che è anche il nostro movimento interiore, in forza di una legge che unisce ciò che è fuori, ciò che è nel macro, con ciò che stiamo vivendo internamente nel nostro micro essere umano. Quindi in questa relazione tra esterno e interno, che andiamo a osservare sia attraverso l'equinozio che abbiamo attraversato da poco, quindi il momento in cui la durata del giorno e della notte era la stessa, e poi qui nel nostro emisfero l'ombra va espandendosi, la luce ritirandosi, finché arriveremo al picco del solstizio d'inverno, in cui ci sarà il massimo dell'oscurità, il minimo della luce, per poi dopo 3 giorni riprendere il flusso. Di questo vi parlo perché è fondamentale renderci conto, dal mio punto di vista ovviamente, renderci conto di quali sono i momenti che stiamo attraversando. Questa per esempio è la ragione per cui abbiamo anche noi scelto di iniziare tutti gli anni formativi della scuola numerica in questo momento, in ottobre, perché in questo momento di immersione anche noi siamo indotti ad entrare nel nostro mondo interiore, di metterci in qualche modo a nudo, così come stanno facendo gli alberi, e di vivere questo momento che ci consente di entrare in contatto con quelle parti da cui possiamo trarre veramente grandi tesori. Questo ci insegna anche il cammino dei numeri. Riprendiamo il passaggio di ottobre. Ottobre è il decimo mese in successione e questo ottobre, novembre, dicembre consentono di riviverci l'energia di gennaio, febbraio, marzo, cioè concludiamo esattamente da dove abbiamo iniziato. Questo è un passaggio che qualcuno riconoscerà come fondamentale: da dove comincio, ritorno. Quindi abbiamo iniziato con questa energia il nostro anno 2024, la cui riduzione è 8. Anno della giustizia, teniamoci questi punti perché poi via via ce li ritroviamo. Ottobre, in questo 10, viene ridotto attraverso la somma delle singole cifre che lo costituiscono, 1 più 0, 1, e quindi è la stessa energia che avevamo a gennaio. Novembre, che sarà 11, di nuovo riduzione teosofica, 1 più 1, 2, stessa energia di febbraio. Dicembre, 12, 1 più 2, 3, marzo. Ritroviamo la stessa energia, ma
poiché viene dalla riduzione di 10 che era sacro ai pitagorici, sacra tetractis, la decade, la sacra decade che tutto abbraccia e tutto contiene. Ma perché? Perché da 0 a 9 noi abbiamo tutte le unità, tutte quelle qualità energetiche, quei principi divini che consentono qualunque combinazione numerica. Abbiamo tutti gli elementi. Si tratta di combinarli, si tratta di portarli a vibrare alla massima vibrazione che ci è dato grazie al lavoro su noi stessi. Quindi 10, 11 e 12 hanno in sé la memoria di tutto quello che c'è stato nel mezzo. L'uno partiva, non avevamo ancora vissuto niente, ma quando arriviamo a ottobre abbiamo vissuto i 9 mesi precedenti. Non possiamo non fare la relazione tra i 9 mesi della gravidanza e della nascita. Così, in questo mese in cui il grosso dei raccolti è stato fatto, penso alle olive, penso alle castagne che adesso si possono raccogliere, penso al melograno, e con la relazione che abbiamo fatto all'equinozio d'autunno e proprio al melograno, non possiamo non pensare all'immersione di Persefone. Quella immersione, quei 6 mesi che vengono trascorsi nel mondo di sotto, intendendo l'esplorazione che noi possiamo fare nella nostra interiorità. Questo è il viaggio che noi stiamo cominciando, che abbiamo già in gran parte sentito energeticamente, perché cambia proprio la percezione che noi possiamo avere del mondo esterno. E questo passaggio che viene fatto in questo anno è di andare a riprendere il progetto che avevamo da fare attraverso il 2024. Il progetto era entrare in relazione con quella giustizia, con quella raccolta dei frutti, che sono i frutti del nostro lavoro. Non c'è possibilità di andarli a prendere da un'altra parte. Il senso di giustizia non ha niente a che vedere con la dimensione umana. Le leggi cambiano in base agli umani che le promulgano, quindi non si tratta di questo. Per chi la associa a determinati percorsi religiosi ed associa il termine divino alla religione, di nuovo è, dal mio punto di vista, ancora nello spazio umano. La giustizia che questa energia ci porta è una giustizia superiore, è una giustizia cosmica, è una giustizia che trascende il potere dell'essere umano, il potere delle religioni. È qualcosa che va oltre, è qualcosa che è perché è. E allora noi come possiamo fare a connetterci con questo tipo di giustizia? Attraverso quella connessione che possiamo trovare sempre più raffinata, ma sempre lavorando, perché se no non avremmo avuto bisogno di questa esperienza incarnatoria, di questa esperienza terrena. Quindi connettendoci con quel punto che sta nel cuore. Allora andiamola a vedere questa forma dell'otto che noi abbiamo citato più volte. Due cerchi che si incontrano nel punto centrale del cuore, la sfera di cielo, la sfera di terra. E quando noi parliamo di cielo e terra, stiamo parlando di tutto ciò che attiene al mondo della materia e tutto ciò che attiene al mondo dello spirito. Queste parti devono esistere, devono dialogare e devono unirsi.
Non posso vivere di sola materia, non posso vivere di solo spirito, perché siamo incarnati in un corpo e il nostro compito è quello di fare sì che la nostra materia sia gradevole e in condizioni di poter accogliere quanto più spirito possibile e unire queste parti. Noi siamo quell'antenna che rende possibile tutto questo. A mano che raffiniamo il nostro composto, potremmo dire, e che ci apriamo a questa dimensione spirituale. Quindi quando parlo di giusto, mi riferisco a questo sentire, che è un sentire che è nel cuore. Certo, sembra un discorso di massimi sistemi, ma noi dobbiamo calare questo concetto, se è un concetto, o un sentire, o un'intuizione, o qualche cosa che via via raggiunge degli spazi che sono sempre più di un sentire raffinato, è la consapevolezza di qualche cosa che diventa parte della nostra esistenza, agita e manifestata in ogni singola azione. C'è una storia che ha molto a che vedere, secondo me, con questo senso della giustizia interiore e che cambia, cammin facendo, perché ciò che per me è giusto oggi non potevo percepirlo perché non avevo lo stesso grado di coscienza 10, 20 anni fa, 30 anni fa e diverso sarà anche solo tra 6 mesi. La storia, il racconto è questo, di quel padre con il proprio figlio e un somarello che stanno facendo un tratto di strada e partono entrambi sul dorso del somarello e vanno. A un certo punto incontrano un gruppo di persone che dice: ma guarda, povera bestia, tutti e due in groppa, chissà che fatica povera starà facendo. Allora, un po' turbati, il papà scende dal somarello, ci lascia sopra il figlio e va avanti. Poco più avanti incontrano un altro gruppo di persone che dicono: ah, guarda, lui è giovane e sta in groppa al somaro e il papà anziano deve camminare a piedi. Allora invertono le posizioni e quindi il figlio a piedi, il papà sul somaro, ma presto incontrano delle altre persone che dicono: guarda un po', Quel padre che fa camminare il figlio e lui se ne sta comodo sul somarello. Quindi cosa fanno? A quel punto scendono entrambi dall'asino, camminano e incontrano un altro gruppo di persone che dicono: che due stupidi, hanno un somaro e camminano a piedi. La vita è continuamente così, dove comunque sia, incontriamo qualcuno per il quale, per le cui aspettative, per la cui rappresentazione della realtà, per le cui proiezioni rispetto al proprio vissuto, quella certa cosa non va bene. Spesso è molto più comodo, anziché andare a vedere le proprie rappresentazioni, proiezioni, giudizi, preconcetti, pregiudizi. Che cosa c'è da fare? Di che cosa ci sta parlando questa situazione? È molto più comodo puntare il dito. Quest'anno è tutto molto improntato su questo discorso, dove ci sono situazioni di dito puntato e situazioni in cui dobbiamo andare a collegarci con il nostro sentire e con questo lavoro preciso che è da fare. Perché l'8, che è 2 volte 4, ed essendo il 4 associato alla materia, è un numero che ci chiede un lavoro. Il lavoro nella nostra terra interiore. L'unico modo, e dicevo, non c'è scorciatoia, non c'è possibilità di copiare, barare, no? I frutti sono quelli del lavoro che si è svolto. Faticoso,
Sì, anche. Che dia grande soddisfazione, certamente sì. E soprattutto, a mano si è sempre più vicini a quella essenza che andiamo via via sempre più scoprendo e portando in manifestazione. Curioso anche che per la nostra lingua c'è nella parola otto proprio anche una specularità. Posso leggere otto in ogni direzione. E se poi andiamo a trascrivere questa parola otto in numeri attraverso la traslitterazione, attraverso le corrispondenze lettere numeri, abbiamo la O che corrisponde a 6, la T che corrisponde a 2, poi di nuovo 2 e 6. Quindi questo è un codice palindromo che si specchia, è specchiato 6, 2, 2, 6. E abbiamo visto che c'era anche quest'altra specularità dei due cerchi. Quando ci sono queste combinazioni, c'è sempre un qualche cosa che possiamo andare a recuperare dall'esperienza. Oltretutto, in questo anno 2024, noi abbiamo fatto una riflessione su quello che un anno ci dice in termini numerici. La somma di tutte e quattro le cifre, che è quella che ci dà 8, e la somma delle ultime due cifre, che è quella che ci dà 6. E abbiamo detto anche che i numeri pari sono quelli che hanno una prevalenza femminile e di materia. Prevalenza, non c'è mai tutto maschile, tutto femminile, è il concetto del Tao. Nel bianco un po' di nero, nel nero un po' di bianco. Non vanno scissi, non c'è questa scissione categorica. I numeri pari sono divisibili e possono dare l'impronta del conflitto, possono dare l'impronta della marcia con il loro ritmo, o possono dare quel garbo, quel grembo, quel contenitore, perché il femminile è ricettivo, che fa sì che si possa accogliere e trasformare. Cosa accogliamo e trasformiamo dipende dalla scelta di ciascuno di noi. Se i numeri pari sono quelli di prevalenza femminile e di materia, abbiamo un'evoluzione dentro la decade, dal 2 all'8. 2 il primo dei numeri pari, 8 il più elevato dei numeri pari, in potenza. Quando prima abbiamo toccato l'associazione col mito e con Persefone, viene rapita bambina e ha una trasformazione che la porta a essere regina. Nel 2 c'è il fanciullo, nell'8 c'è il sovrano, in termini di archetipo. Qua dentro, questo anno, qua dentro, questo numero, qua dentro l'esperienza potenziale che abbiamo a disposizione e che abbiamo questi ultimi 3 mesi per portare a dare frutto il lavoro che abbiamo fatto, c'è questa evoluzione. Dalla fase in cui io ho bisogno dell'esterno, ho bisogno del riconoscimento che proviene dall'esterno, vado attraverso i passaggi intermedi, evolvendo e arrivando a quella sovranità che è quella che mi permette di dire questo è giusto per me, e procedo nel mio cammino secondo ciò che è giusto per me. E allora riprendiamo quella storia, non ci sarà più qualcuno che mi fa salire, scendere, deviare. Certo, questo non vuol dire che allora rimango lì granitico, sarei nella manifestazione sfidante dell'otto. Sono nella fase in cui posso raccogliere delle informazioni dall'esterno, posso tollerare che altri abbiano una visione differente dalla mia,
ma secondo il mio grado di coscienza attuale, questo è ciò che sgorga dal mio cuore. Bene, quindi buon lavoro a ciascuno in questa energia così, così preziosa, in questa immersione che ci attende, sapendo che così come la terra si lavora e in base al lavoro che si è svolto dà dei frutti differenti, anche noi possiamo rendere sempre migliore il nostro lavoro, dare frutti sempre, sempre migliori, e le forme cambiano. Quindi non cediamo alla tentazione di questa energia che appunto diventa granitica, fredda, prevaricante, ma sia nella tolleranza, sia nell'ascolto e soprattutto poi nel ritiro, nel nostro foro interiore. E da lì la scelta nasca da e tutti i piani uniti, quindi in contatto con l'intelletto, con la mente, col pensiero, con il cuore e con i sentimenti, le emozioni, e con la nostra forza di volontà di agire in coerenza a tutti questi piani che si sono uniti. Questi piani si uniscono in questo punto, dove noi possiamo mettere insieme quella tripartizione e da lì deliberare. E da lì cominciare a osservare, perché l'otto porta con il tema della giustizia, e la dea della giustizia ha una bilancia in mano, l'attenzione agli eccessi. Andare a osservare ogni volta che c'è nella nostra vita un eccesso e tendere all'equilibrio. Questo già è una piccola azione che, se cominciamo a portare nella nostra vita, la nostra sicuramente la cambia, ma cambia anche la nostra emanazione esterna. Noi siamo spesso in uno stato di spreco, su ogni piano, di spreco di energia fisica. Questo me lo sta insegnando e facendo vedere l'insegnante di Pilates. Mi sta facendo vedere quante volte in un movimento si unisce uno sforzo che non è necessario, che ingaggia delle parti che non sono quelle chiamate, e che tutto può assumere un movimento di levità se usiamo le leve giuste. E lo stesso sul piano dei pensieri, perché c'è una sovrabbondanza, compresi quelli tossici, è una sovrabbondanza di parole, ma una sovrabbondanza di cibo, perché spesso se ne deve buttare, o di oggetti, di abiti. Ecco, basterebbe portarci questo come progetto, portare l'attenzione agli eccessi da equilibrare, e già sarebbe un bel contributo. Di certo è alla nostra vita, ma anche per ciò che è fuori di noi. Buon proseguimento, ci vediamo con chi ha già scelto o sceglierà di iniziare il percorso della scuola numerica. Noi cominciamo ogni anno a ottobre, e adesso che passa questo treno. Grazie e a presto ritrovarci. Questa settimana nei contenuti per abbonati. Il progetto è andare a vedere adesso altri due numeri che sono contenuti nell'io e che rappresentano la parte legata ai desideri del cuore, quindi qualche cosa di più profondo che parla della nostra vita interiore, privata, numero dell'anima chiamato, con il totale delle consonanti invece quello che è chiamato numero di impressione o di persona, che è il ponte tra anima e io, ed è il ponte tra esterno e interno, un po' un trade union tra queste parti. E quindi andiamo a vedere come si fa a calcolare
il numero dell'anima e il numero della persona, perché insieme sono quei due che generano il numero dell'io. Vi faccio vedere questa mappa numerologica, che è la mappa numerologica di Alexander Fleming. Andiamo a vedere intanto tecnicamente come si fa, per cui alla A corrisponde 1, poi la successiva vocale è la E e corrisponde 5. Continua nei contenuti per abbonati.